Anna Frank nacque a Francoforte sul Meno, il 12 giugno 1929. È stata una ragazza ebrea tedesca, ma nel 1935 le fu privata la cittadinanza, a causa delle leggi razziali volute dai nazisti, e divenne apolide. Dato che per sfuggire alla morte si nascose ad Amsterdam con la sua famiglia, espresse la volontà di divenire una cittadina olandese dopo la fine della guerra, dato che ormai si sentiva un abitante dei Paesi Bassi. Anna e la sua famiglia rimasero in Germania fino alla fine del 1933 e agli inizi del 1934, in quanto il partito nazista era entrato al potere e minacciava sempre più gli ebrei. I Frank decisero quindi di trasferirsi ad Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi, per sfuggire alla cattura. Per qualche anno, nella città olandese Anna e i suoi cari vivevano in maniera relativamente normale le loro vite. Anna addirittura poteva permettersi di andare a trovare la sua prozia in Svizzera. Il 12 giugno 1942, giorno del suo 13° compleanno, Anna ricevette in dono un quaderno a quadri bianchi e rossi da suo padre, sul quale poi avrebbe cominciato a scrivere il suo celebre diario. Il 6 luglio 1942, la famiglia Frank cominciò a nascondersi clandestinamente, in quanto il giorno precedente Margot, la sorella di Anna, aveva ricevuto un avviso per presentarsi in un campo di lavoro nazista. Anna e la sua famiglia si nascosero nella casa retrostante l'edificio, in cui aveva sede la ditta dove suo padre lavorava. Insieme ad Anna si nascosero suo padre Otto, sua madre Edith, sua sorella Margot, la famiglia Van Pels, composta da Hermann, Auguste e Peter. A novembre si aggiunse anche il dentista Fritz Pfeffer. Gli otto si nascosero per oltre 2 anni, fino all'arresto, avvenuto il 4 agosto 1944. Il 4 agosto 1944, Anna Frank e gli altri 7 clandestini vennero arrestati dalla Gestapo, dopo una soffiata anonima. Dopo ormai 80 anni dall'accaduto, non si sa ancora chi sia stata la persona che abbia avvisato i nazisti. Esistono diverse teorie, secondo alcuni sarebbe stato un magazziniere della ditta dove lavorava Otto Frank, per altri sarebbe stato un notaio ebreo. In un estratto del suo diario, Anna scrive che il magazziniere Van Maren era una persona poco raccomandabile e che nutriva sospetti su di loro. Quest'uomo era inoltre un ladro che soleva rubare nel proprio posto di lavoro. Un'altra sospettata fu Helga Hartog van Bladeren, una donna che ha sempre nutrito sospetti sul fatto che in quell'edificio si nascondessero ebrei. Inoltre Otto Frank sostenne che la chiamata alla Gestapo fosse stata fatta da una donna. Furono sospettate della soffiata altre 3 donne, compresa la sorella di Bep Vosquil, una delle benefattrici che aiutarono Anna e gli altri. Nel 2022 una nuova teoria afferma che il responsabile fosse un notaio ebreo. Dopo 80 anni comunque, non si è ancora saputo il nome del responsabile del tradimento, e più il tempo passa, più sarà difficile saperlo. Anna e gli altri furono caricati in un treno diretto ad Auschwitz il 3 settembre 1944, e vi giunsero 3 giorni dopo. Hermann Van Pels morì il giorno stesso dell'arrivo, in una camera a gas. Edith, la madre di Anna e Margot, morì a gennaio 1945. Auguste Van Pels fu per qualche tempo a Bergen-Belsen, insieme ad Anna e Margot, e riuscì anche a far incontrare Anna e la sua amica Nelly Goslar. Non si conosce luogo e data del decesso di Auguste. Peter Van Pels morì a Mauthausen il 2 maggio 1945. Fritz Pfeffer morì a Neuengamme il 20 dicembre 1944. Anna e Margot morirono a Bergen-Belsen a causa del tifo esantematico, nel febbraio o nel marzo 1945. L'unico degli 8 clandestini a sopravvivere alla furia nazista fu Otto Frank, che morì nel 1980 all'età di 91 anni. Il 4 agosto 1944 è quindi una data molto importante nella storia recente. Una data che ha tolto ad Anna Frank, una delle persone simbolo del dramma dell'Olocausto, anche quel poco di libertà che le era rimasta. Leggendo le pagine del diario di questa ragazza, si può capire quanto la povera Anna amasse la vita,
Quanto fosse ottimista e quanto avesse fiducia negli esseri umani, nonostante quanto stesse passando. Vi lascio con alcuni versi del diario di Anna. La ricchezza, la bellezza, tutto si può perdere, ma la gioia che hai nel cuore può essere soltanto offuscata. Per tutta la vita tornerà a renderti felice. Prova, una volta che ti senti solo e infelice o di cattivo umore, a guardare fuori quando il tempo è così bello. Non le case e i tetti, ma il cielo. Finché potrai guardare il cielo senza timori, saprai di essere puro dentro e che tornerai a essere felice.